Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Dungy Drive e andremo a vedere la mia creazione di Automation dello scorso video di Automation. Allora, questa mia nuova auto che ho fatto io si chiama Yamaha VR125X. Cioè, che praticamente abbiamo creato il motore della moto di mio fratello. Cioè, la Yamaha VR125X l'abbiamo messa su un'auto. L'ho messa su un'auto perché non esistono, non ci sono moto né su Bungie Drive, neanche su Automation. Vedete, guardate che design che ho fatto, però. Lo sapete a cosa assomiglia? A una Volkswagen Polo oppure una Volkswagen Golf. Però può assomigliare anche a una Toyota, una Nissan. Guardate i dettagli, dietro c'è scritto Yamaha VR125X con il logo della Yamaha qua sopra, vedete? Questo logo qua. La targa così. Il tappo della benzina l'ho messo qua perché ci sta, ci sta. Che qua. Guardate il motore quanto è piccolo, guardate. Devo metterla più vicino per farvelo vedere. Guardate qua. Aspetta. Lo sapete perché tre cilindri? Non è un cilindro, perché su Automation non si può fare mezzo cilindro, ve l'ho già spiegato. E questo è il visore degli interni qua. Ho fatto il più leggero possibile, con i materiali più leggeri, fibra di carbonio, anche alluminio, questi materiali qua. Questo qua sono pannelli di tubo, la carrozzeria è fatta di tubi di acciaio, questo è più resistente, pure più leggera, ecco. Ora vediamo. Vi dico le caratteristiche di questo motore. Allora, la Yamaha VR125X ha 4 tempi, 1 cilindro, 125 cilindrata, 15 cavalli, 11 kW, anno 2009, prezzo 1.400 euro. Perché abbiamo pagato 1.400 euro, quindi, però è una buona moto, veramente. Un enduro, super moto si può chiamare. Invece su questa qua è da Automation, questo motore che vedete qua dentro. È un motore a 3 cilindri, 213 cilindrata, il limitatore a 9500 giri e sviluppa una coppia di 600 Nm a 6200 giri e una potenza di 15 cavalli a 7800 giri. Ci ho messo 1 ora, 4 minuti e 39 secondi per creare quest'auto. Non ci ho messo molto. È buono che sia così giusto in questi tempi qua. Per creare quest'auto qua. Quindi proviamola. Testiamo le sospensioni e la carrozzeria. Dai, facciamo andare anche un buco fuori strada pure. Dai, proviamola. Oh.
ora vi dico un poco di quest'auto, che avete visto che c'ha le sospensioni troppo dure, però è proprio così perché di solito le moto ce l'ha, una moto ce l'ha le sospensioni dure. Poi che c'ha più, cioè perché anche che deve, è sportiva, deve andare su strada, non su fuoristrada, ecco perché. Poi il motore non è così tanto potente, quindi non ce la fa nemmeno andare fuori strada. Poi a trazione posteriore, come una moto deve essere a trazione posteriore, ecco. Proviamo le luci ora. Vedete? Le luci normali, gli abbaglianti funzionano bene. Le frecce, anche queste funzionano bene pure a destra. Se la segnaletica pure funziona. Cioè, i di stop, ecco. E le luci di stop. E quindi ora andiamo direttamente. Cioè, poi ci ho aggiunto un'antenna qua, vedete, giusto per l'intrattenimento, ecco. Qualcosa di intrattenimento. Uno spoiler qua. Così è bello, dà anche un po' di aerodinamica. E ora l'andremo a provare su Automation Test Track Starting Line. Così vediamo anche qua come si comporta quest'auto. Quindi vogliamo vedere, che ne dite? Sì, andiamo a vedere. Ed eccoci qua. Ora la proveremo quest'auto. Aspettate, qua c'ho dei problemi, per esempio qua, della registrazione che devo mettere qua. Non riesco a vedere se attivo il microfono oppure no. Ora attivo, sì. Quindi proviamola qua, su Automation Test Track. Ci siamo e andiamo. Poi vi dico tutte le informazioni, cioè come mi è sembrata quest'auto, le caratteristiche di guida, l'esperienza di guida. Non è che sia così tanto potente, però proviamo questa bestia, Yamaha VR125X, che dovrebbe essere 125 di cilindrata, un cilindro, però è 203 di cilindrata, 203 di cilindrata e 3 cilindri. Quindi proviamo, dai, non parliamo più, proviamo.
Ed eccoci qua, siamo arrivati. Ho cambiato sempre 8000 giri perché la massima potenza era da 8000 giri, il massimo dei cavalli. Ora vi dico tutto e com'è stata l'esperienza di guida di quest'auto. Che in confronto alla moto, la Yamaha 5X, è stata molto più lenta perché sono i motori di automation che... Non lo so come dire, che sono... cioè, non è che proprio realistico, sviluppato come... Poi, se questa è un'auto, quando metti il motore di una moto su un'auto, da meno potenza ovviamente, che deve trasferire la potenza a tutte e due le ruote, della trazione posteriore invece che solo una ruota. E poi, che ha più? Vedete, da quando è piccolo il motore qua? Quando è piccolo... Un motore così piccolo per spostare quest'auto. Ce ne vuole? Vedete, poi si riesce a controllare molto bene in curva, anche perché c'ha queste sospensioni dure, la barra antirollio che è stata potenziata fino a 400. Le ruote lisce che danno la massima il massimo grip. Questa cosa sotto, questa aletta di aerodinamica, vedete? Che è anche questa l'aerodinamica. La grandezza della macchina, che è piccola come auto, apposta per metterci il motore della moto. E quindi spero che vi sia piaciuto questa mia creazione di automation, la Yamaha 125X. Quindi spero anche che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di mettere like, di iscrivervi al canale. Grazie per l'like, grazie per iscrivervi, ma soprattutto grazie per aver guardato questo video. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!